delle ore di lutto per tutta la comunità senegalese per quanto avvenuto ieri a Firenze e oggi scendete in piazza. Sì, scendiamo in piazza per dimostrare, forse anche per sfogarsi, per dire ai tutti i cittadini, sia che italiani che stranieri, che la violenza no. E quello che è accaduto ieri è sicuramente un atto di razzismo, e praticamente che noi non vogliamo più che accada, perché è una cosa veramente incivile, una cosa che non fa né parte della civiltà né parte di quello che dicono i politici sicurezza. Se questo è sicurezza per gli italiani, quali sono sicurezza per i immigrati? Cosa chiedete alle istituzioni? Uguaglianza e accoglienza come si deve, e la legge che deve essere uguale per tutti. Io personalmente non ho dormito per niente, perché conoscevo uno di questo ragazzo, che noi siamo qui, cerchiamo di sistemare la famiglia giù, ma non siamo criminali, ragazzi, siamo qui tranquillamente. Io che ho girato tanto il mondo, diciamo in Europa, ho scelto Italia, perché ho visto che siete tollerabili, siete dei gente veramente aperti, capito? Però se succede quello sempre, diventa un'altra cosa, ragazzi, diventa un'altra cosa. Quindi noi abbiamo un dolore e chiediamo al minimo un minimo di rispetto, perché i diritti umani si sono, almeno siamo in Europa, ragazzi, e si ammazza le gente come le topi. Io non so cosa deve dire io. Insieme con la comunità senegalese, il mondo della politica, del sindacato, le associazioni, ma anche le istituzioni. Sì, senza ombra di dubbio, non soltanto per dare la nostra massima solidarietà alla comunità così fortemente colpita, alle persone colpite direttamente, ma anche per condannare nella maniera più netta gli atti che sono stati compiuti e soprattutto il pensiero che è alle spalle di questi atti e quanto purtroppo, io credo, non bisogna minimizzare su questo tema, invece porre molta attenzione per una cultura che evidentemente serpeggia purtroppo soprattutto in certi ambiti, in certi circoli, sui quali forse sarà il caso di porre qualche riflessione più accurata. Gli episodi a Torino, ieri a Firenze, che paese è rispetto all'immigrazione l'Italia oggi? Io ho sempre creduto profondamente e sono convinta che il nostro territorio non si meriti episodi di questo tipo, però evidentemente in questi anni è andato crescendo, è stato anche fomentato, io direi, un clima che sicuramente poi può portare a degli eccessi, magari da parte di menti anche più fragili di altre, però sicuramente è un tipo di clima che è stato prodotto in questa direzione. Sia un extracomunitario, sia un senegalese, un marocchino, ha un piccolo problema con uno italiano e subito dopo chiamano la polizia o i carabinieri, qualunque sia, e loro, primo intervento che fanno, chiedono all'extracomunitario un documento. Non chiedono nemmeno cosa è successo, chi c'ha il torto a qualcuno, perché se una o due litigano, magari bisogna sapere chi ha il torto. Però loro non chiedono mai a nessuno, prima di cosa chiedono un documento. Se uno come me, ad esempio, vuole parlare, gli dicono no, tu stai zitto. Signore e signori, ringraziamo tutti quanti voi qui presenti. Oggi per noi è una giornata, anzi una settimana molto particolare. È un momento in cui siamo molto addolorati per trasmettere o comunque per dire ciò che sentiamo, perché è accaduto qualcosa che noi non sappiamo nemmeno come definirlo, perché è più grosso dall'atto di razzismo, è più grosso di giudicarlo come una cosa bestiale. Gelente.
Noi vogliamo trasmettervi soltanto il nostro dolore, le nostre sofferenze. Si possono ammazzare, però la nostra dignità nessuno ce la può togliere, nessuno. E noi abbiamo imparato che nessuno è importante a farsi abbassare le occhia, a rubarsi la dignità. Siamo un popolo fiero, siamo un popolo lavoratori e andremo sempre così avanti. Bravo.